Il preciso scopo per introdurre le algebre booleane è stato fornire una semantica alternativa e più generale per la logica proposizionale classica. Fissata una algebra booleana è una funzione di interpretazione che mappa ogni variabile in un elemento dell'algebra, l'interpretazione di una formula A è definita per induzione. Se A è una variabile, la sua interpretazione coincide con la sua valutazione attraverso la funzione NU. Se A è il simbolo top, allora l'interpretazione di A è il top, il massimo dell'algebra. Se A coincide con il simbolo bottom, allora la sua interpretazione è il minimo dell'algebra. Se A è una congiunzione, allora l'interpretazione di A è il meat dell'interpretazione dei congiunti. Se A è una disgiunzione, allora l'interpretazione di A è il join dell'interpretazione dei disgiunti. Se A è una implicazione B implica C, allora A è interpretata come il join dell'interpretazione di C e del complemento dell'interpretazione di B. Equivalentemente, A è interpretata come l'interpretazione di non B o C. Chiameremo questa interpretazione complemento relativo nell'algebra. Se A è una negazione, allora l'interpretazione di A è il complemento dell'interpretazione di B. Notiamo come la scelta dei simboli che abbiamo adottato per denotare gli elementi speciali dell'algebra booleana e le sue operazioni top, bottom, and, or, not, sono stati scelti per poter facilitare, suggerire, lasciare all'intuizione la corretta semantica della logica classica proposizionale quando venga interpretata. La nozione di verità per questa semantica è definita come segue. Una formula A è valida, oppure vera, in un'algebra booleana accoppiata ad una valutazione nu delle variabili in essa, quando l'interpretazione di A è il top, il massimo dell'algebra. Un insieme di formule, una teoria se preferite, è valida o vera nell'algebra quando ogni formula nell'insieme è valida. Una coppia data da un'algebra booleana e una valutazione delle variabili su di essa è chiamata modello per la teoria T quando rende vere tutte le formule presenti in T. Il caso speciale in cui T sia l'insieme vuoto, quindi il caso speciale della logica pura, ci dice che tutte le coppie di algebre booleane associate ad una valutazione delle variabili sono modelli della logica. Il teorema di correttezza parte da una teoria T e da un insieme di assunzioni finito delta. Esso afferma che in ogni modello, quindi ogni algebra booleana accoppiata ad una valutazione delle variabili, la quale renda vera contemporaneamente sia la teoria T che l'insieme delta delle formule, se delta dimostra A attraverso una qualche dimostrazione pi greco, allora anche A è vera. La dimostrazione è per induzione sulla struttura della deduzione formale pi greco. Precisamente quello che vogliamo dimostrare, la tesi che l'induzione si propone di rendere vera,
è che l'interpretazione della conclusione A della prova pi greco è maggiore o uguale dell'interpretazione di tutte le assunzioni, o più precisamente, in modo più formale, è maggiore o uguale dell'estremo inferiore dell'interpretazione di tutte le assunzioni. Affinché questo estremo inferiore sia definito, è necessario che l'insieme delle assunzioni sia finito. Questo avviene sempre nel caso di una prova, in quanto una deduzione formale è per l'appunto un oggetto finito, ed esso può contenere solo un numero finito di assunzioni. Prendiamo l'insieme gamma delle assunzioni presenti in una prova e lo chiameremo proprio così, gamma, per uniformità di notazione. Procedendo per induzione sulla struttura della deduzione pi greco, consideriamo quale sia l'ultimo passo della deduzione. Se l'ultimo passo è un passo che è l'applicazione della regola di inferenza di assunzione, allora la conclusione appartiene a gamma. Per definizione di estremo inferiore di tutte le assunzioni è minore o uguale ad ogni suo elemento, in particolare all'interpretazione della conclusione. Se pi greco è una dimostrazione per assioma, allora la conclusione appartiene alla teoria. Per ipotesi, ogni assioma viene interpretato nel top dell'algebra, in quanto il modello rende vero la teoria. Di conseguenza, l'estremo inferiore delle interpretazioni delle assunzioni è necessariamente minore o uguale all'interpretazione della conclusione, in quanto il top è il massimo dell'algebra. Se pi greco è una istanza della legge del terzo escluso, allora la conclusione ha la formula B or non B e pertanto essa viene interpretata come l'interpretazione di B or il complemento dell'interpretazione di B. Tuttavia, questa espressione all'interno dell'algebra booleana coincide con il top dell'algebra per definizione di complemento. Pertanto, necessariamente, l'estremo inferiore dell'insieme delle interpretazioni delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione della conclusione, in quanto ogni elemento dell'algebra è sempre minore o uguale al top dell'algebra. Se la deduzione è una istanza di introduzione di vero, allora la conclusione è semplicemente il vero. Quindi essa viene interpretata nel top dell'algebra. Come in precedenza, necessariamente l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale al top. Se pi greco è una istanza dell'eliminazione del falso, allora per ipotesi induttiva l'estremo inferiore dell'interpretazione delle ipotesi è minore o uguale all'interpretazione della conclusione della premessa, cioè il falso. Questo significa che il nostro estremo inferiore necessariamente coincide con il bottom, perché il bottom di un'algebra booleana è inferiore a tutti gli elementi, ma in questo caso, grazie all'ipotesi induttiva, sappiamo che il bottom è anche superiore a questo estremo. Perciò, per definizione di bottom, visto che il bottom coincide con l'estremo inferiore delle assunzioni della nostra dimostrazione, questo è necessariamente più piccolo della interpretazione della conclusione. Se l'ultimo passo della prova pi greco è una introduzione di AND, allora la conclusione è una congiunzione B and C. Per ipotesi induttiva, su entrambe le premesse, abbiamo che l'estremo inferiore
delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione di B e l'estremo inferiore delle assunzioni è anche minore o uguale all'interpretazione di C. Quindi, per definizione di AND nell'algebra, l'estremo inferiore delle assunzioni è minore o uguale all'estremo inferiore dell'interpretazione di B e dell'interpretazione di C, ma questo coincide con l'interpretazione della conclusione. Se la prova pi greco è ottenuta per eliminazione di AND a sinistra, allora la premessa è della forma A AND B, con A la conclusione e B una qualche formula. Per ipotesi induttiva noi sappiamo che l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione di A AND B, ovvero dell'interpretazione di A AND l'interpretazione di B nell'algebra. Ma questo significa, per definizione di AND nell'algebra, che l'estremo inferiore di tutte le assunzioni è minore o uguale all'interpretazione di A, cioè della conclusione. Se la prova è ottenuta per eliminazione di AND a destra, allora la dimostrazione è totalmente simmetrica al caso precedente, come si può osservare nella slide. Se pi greco è una istanza di introduzione di OR a sinistra, allora la sua conclusione è la disgiunzione B OR C. Per ipotesi induttiva sulla premessa, sappiamo che l'infimo dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione di B. Questo significa, per definizione di OR nell'algebra, che l'interpretazione di B è minore o uguale dell'interpretazione di B OR l'interpretazione di C. E mettendo in sequenza queste disuguaglianze otteniamo che l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione di B OR C, ovvero della conclusione. Se la deduzione pi greco è una istanza di introduzione di OR a destra, il ragionamento è completamente simmetrico al caso precedente. Se pi greco è una istanza di eliminazione di OR, allora applichiamo l'ipotesi induttiva alle tre premesse. La prima premessa è una prova a partire dalle assunzioni di B OR C. Pertanto l'ipotesi induttiva diventa che l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione di B OR C, ovvero è minore o uguale all'interpretazione di B OR l'interpretazione di C nell'algebra. Nella seconda premessa l'ipotesi induttiva diventa che l'interpretazione di B AND l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione della conclusione A. E la terza premessa, analogamente, diviene che l'interpretazione di C AND l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione di A. Di conseguenza, per interpretazione di OR nell'algebra e distribuendo, otteniamo che, semplicemente, l'OR dell'interpretazione di B e l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni, dicevo, l'OR di questa cosa con la congiunzione nell'algebra dell'interpretazione di C e dell'estremo inferiore dell'interpretazione delle ipotesi è uguale all'interpretazione di B OR l'interpretazione di C AND l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni, e tutta questa cosa necessariamente è minore o uguale ad A l'interpretazione di A per definizione di OR nell'algebra. Ma noi sappiamo, per ipotesi induttiva, che
l'interpretazione delle assunzioni è minore uguale al OR dell'interpretazione di B e dell'interpretazione di C. Di conseguenza, l'AND che ci troviamo nella formula precedente coincide con l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni per definizione di AND nell'algebra e di conseguenza otteniamo la conclusione desiderata. Se pi greco è una istanza di introduzione di implica, allora la conclusione ha la forma B implica C e di conseguenza, per ipotesi induttiva, applicata alla premessa, l'interpretazione di B and l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione di C. Per interpretazione di OR, semplicemente, la parte sinistra di questa disuguaglianza è minore o uguale al complemento dell'interpretazione di B OR l'interpretazione di C. Non solo, il complemento dell'interpretazione di B è minore o uguale al complemento dell'interpretazione di B OR l'interpretazione di C per definizione di OR. Mettendo tutto assieme, vediamo che l'interpretazione della conclusione, ovvero l'interpretazione di B implica C, è esattamente il complemento dell'interpretazione di B OR l'interpretazione di C. Questo è maggiore o uguale a il complemento dell'interpretazione di B OR l'interpretazione di B AND l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni. Distribuendo da prima e quindi usando la definizione di complemento, come si legge nella slide, si vede che l'interpretazione della conclusione è necessariamente maggiore o uguale al complemento dell'interpretazione di P o l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni. Pertanto, per definizione di OR, l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è necessariamente minore o uguale all'interpretazione della conclusione. Se pi greco è una istanza di eliminazione di implica, allora esiste una formula B tale per cui le due premesse della regola sono B implica A e B. Applicando l'ipotesi induttiva ad entrambe queste premesse, otteniamo che l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione di B implica A e lo stesso estremo inferiore è minore o uguale all'interpretazione di B. Per definizione di AND, l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale al AND dell'interpretazione di B implica A e di B. Tuttavia, l'interpretazione di B implica A è esattamente il complemento dell'interpretazione di B OR l'interpretazione di A. Questo significa che riscrivendo nella disuguaglianza precedente e distribuendo otteniamo semplicemente che l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale ad un elemento che per definizione di complemento corrisponde al bottom dell'algebra OR l'interpretazione di A AND l'interpretazione di B. Siccome il bottom dell'algebra OR qualcosa è uguale a questo qualcosa, otteniamo che l'estremo inferiore dell'interpretazione di tutte le assunzioni è uguale all'interpretazione di A AND l'interpretazione di B, quantità che a sua volta è minore o uguale all'interpretazione di A per definizione di AND. Se pi greco è una istanza di eliminazione di NOT, allora la dimostrazione è la medesima che abbiamo già fatto per l'introduzione di implica, in cui il conseguente dell'implicazione sia il falso.
nella slide è riportata per esteso questa istanziazione e invitiamo lo studente a verificare che essa corrisponde esattamente a quanto abbiamo già visto prima. Infine, terminando questa lunga induzione, se pi greco è una istanza di eliminazione di non, il caso è, mutatis mutandis, perfettamente analogo all'eliminazione di implica. Quanto abbiamo dimostrato per induzione è che se noi abbiamo la dimostrazione di A a partire da un insieme di assunzioni all'interno della teoria T, allora l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione della conclusione. Riprendendo l'enunciato del teorema, l'algebra booleana in cui stiamo lavorando è un modello sia per la teoria sia per l'insieme delta di assunzioni e ovviamente la nostra prova userà di questo insieme di assunzioni solo una sottoparte. Siccome è un modello per l'insieme delle assunzioni, questo significa che in questo modello tutti gli elementi di delta saranno interpretati nel top dell'algebra. Di conseguenza, l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è necessariamente il top dell'algebra. Questo significa che, in base all'induzione, il top dell'algebra è minore o uguale all'interpretazione della conclusione, ma a sua volta, per definizione di top, l'interpretazione della conclusione è necessariamente minore o uguale al top. Pertanto, per antisimmetria, l'interpretazione della conclusione è necessariamente il top, o, in altri termini, l'interpretazione della conclusione è il vero nell'algebra, ovvero, in altri termini, la conclusione è valida. L'idea di fondo della dimostrazione di correttezza può essere trasferita sui programmi. Questa idea di fondo corrisponde alla prova per induzione che abbiamo fatto. Noi possiamo immaginare che un programma sia, in un certo senso, una dimostrazione della proprietà che deve valere alla sua conclusione, stante le premesse che sono le condizioni sull'input. Noi possiamo verificare che tale dimostrazione è corretta mostrando in effetti che il programma calcola ciò che intende, cioè dalla verità delle premesse corrisponde la validità della conclusione. E il metodo per farlo è considerare ogni istruzione del programma come una particolare istanza di una regola di inferenza. Come esempio, prendiamo in considerazione l'algoritmo illustrato nella slide. Questo è il classico algoritmo di ricerca binaria in un array. Preso in input un array ordinato e una chiave di ricerca, lo scopo dell'algoritmo è trovare quale elemento dell'array, l'indice quindi dell'elemento dell'array, che abbia esattamente la chiave fornita, quando esso sia presente, oppure ci dia un messaggio del tipo key not found quando tale chiave sia assente dall'array. Se prendiamo il risultato atteso e proviamo a formalizzarlo, otteniamo quanto è scritto nella slide, ovvero se A è ordinato e esprimiamo questo fatto che per ogni i e j con i minori di j e compresi tra i limiti della lunghezza dell'array, quindi 1 n, se l'elemento iesimo dell'array ha una chiave che è minore o uguale dell'elemento jiesimo dell'array, se avviene tutto questo, che in sintesi noi diciamo se A è ordinato,
dove n è chiaramente la lunghezza dell'array, allora deve valere che il risultato della computazione di tale algoritmo è keynote found quando l'elemento k non sia presente, non sia la chiave di alcun elemento dell'array. Formalmente, per ogni i compreso da 1 in n, l'iesimo elemento dell'array ha una chiave che è diversa da k. Oppure deve valere che l'elemento h dell'array A ha come chiave k. Di conseguenza, quello che noi vogliamo fare nel seguito è dimostrare che l'algoritmo di Binary Search è corretto, ovvero a fronte di un array ordinato, di un array che rispetta la formula scritta in alto, vogliamo che il risultato sia o keynote found con la condizione elencata di seguito, oppure sia h con la condizione elencata di seguito. Per dimostrare questo risultato procediamo per induzione sulla computazione dell'algoritmo. Il primo passo dell'algoritmo calcola la lunghezza dell'array e fornisce a questo valore il nome n. Nel secondo passo verifichiamo se l'array sia vuoto. Se n è minore o uguale a 0, allora l'array è necessariamente vuoto. A questo punto, se n è minore o uguale a 0, l'algoritmo termina riportando keynote found. Ora, chiaramente, se l'array A è vuoto, allora nessun elemento di A ha una chiave pari a k, per il semplice motivo che non esiste alcun elemento in A. Pertanto il risultato è corretto e rispetta la specifica mostrata nella slide precedente. Se l'if n minore uguale a 0 then return keynote found fallisce, allora n è maggiore di 0 strettamente. Questo significa che noi possiamo dividere n per 2 e facciamo la divisione intera e assegnare questo risultato ad una variabile i. Questo ci dice che noi sappiamo che l'array non è vuoto, pertanto contiene necessariamente un elemento nella posizione media che andiamo a calcolare e chiamiamo i tale elemento. Il test successivo verifica se l'iesimo elemento dell'array ha una chiave che è pari a k. Se ciò avviene, ritorniamo semplicemente l'indice i. Ora, rispetto alla correttezza, questo significa dire che esiste un elemento dell'array e precisamente l'elemento i, il valore della cui chiave è esattamente k. E di conseguenza abbiamo verificato in modo banale l'asserto di correttezza. In caso contrario, ammesso che vi sia un elemento nell'array che ha valore di chiave pari a k, noi possiamo sapere se questo elemento si trova nella metà superiore o nella metà inferiore dell'array. Questo in quanto l'array è ordinato per ipotesi. In particolare, se l'iesimo elemento dell'array ha una chiave che è strettamente maggiore di k, in questo caso la chiave k, ammesso che occorra nell'array, occorre necessariamente nel sottoarray da 1 a i-1. A questo punto il nostro algoritmo, come vediamo dalla slide, esegue la procedura di binary search su questo sottoarray. La nostra ipotesi induttiva è che per ogni sottoarray binary search sia corretto. Di conseguenza noi sappiamo che esso fornisce il risultato corretto su questo sottoarray. Ma fornendo il risultato corretto su questo sottoarray fornisce il risultato corretto per l'intero binary search.
Al contrario, se la chiave dell'iesimo elemento dell'array A è minore di K, allora la chiave deve occorrere nel sottoarray superiore, quello che va da I più 1 ad N. Anche in questo caso l'algoritmo fa una chiamata ricorsiva a Binary Search e anche in questo caso stiamo operando su un sottoarray stretto dell'array A. Di conseguenza possiamo applicare l'ipotesi induttiva e stabilire che il risultato della chiamata ricorsiva è corretto, ma la correttezza di questo risultato, come nel caso precedente, garantisce la correttezza dell'algoritmo Binary Search applicato all'intero array A, concludendo di fatto la dimostrazione di correttezza per questo programma. La parte rilevante di questa dimostrazione di correttezza è il ragionamento per induzione, in cui ogni passaggio usa l'istruzione da eseguire come se fosse una regola di inferenza e applichiamo le ipotesi induttive alle chiamate ricorsive. Il punto è che ogni passaggio trasforma lo stato della computazione nello stato successivo. Questa idea verrà esplorata nel seguito del corso.